Salve, salve a tutti. Ciao a tutti. Bentrovati ragazzi qui su Radio 6 Forte. Già. Una nuova puntata di Andiamo a Teatro. Proprio così, un ciao da Tommy. E un ciao da Marcone. E un ciao da Mona Lisa. Bene ragazzi, nuovo studio. Salutiamo subito Roby che è il nostro tecnico in regia, il nostro tecnico audio. E poi abbiamo un tecnico video e uno scenografo. Beh, tante sorprese. Quest'anno tante sorprese per parlare dei nostri spettacoli. Dei nostri spettacoli della nostra stagione teatrale. Certo. Proprio così, proprio così. Bene, ma mi viene un dubbio, ma... di cosa parliamo oggi? Qual è il titolo della nostra puntata? Oggi parliamo dello spettacolo che si intitola La Sirenetta. La bellezza. La bellezza della Sirenetta, ragazzi. Sì. La Sirenetta. Beh, parliamo del menù della puntata. Allora, parleremo dell'autore della Sirenetta, della trama, della storia della Sirenetta e poi vi daremo qualche curiosità. Ma quest'anno abbiamo anche gli ospiti, sì, delle interviste che facciamo dalla nostra radio e che vi mandiamo e l'ospite di oggi è veramente incredibile. Davvero? Sì, nel finale della puntata vi daremo anche la nostra visione della storia, in questo caso della Sirenetta, cioè a Fantateatro, come ve la raccontiamo questa storia? Come la raccontiamo? Chi lo sa? Beh, lo scopriremo. Lo scopriremo, ma qual è la frase della settimana? Allora, la frase della settimana è una frase bellissima, ascoltate. L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile, di Theodor Adorno. La bellezza. Cioè, scusate, il simile nel dissimile cosa significa? Perché io non ho ben chiaro questo concetto. È il concetto della diversità. Di amare qualcosa che è diverso da te, eh? Di andare verso qualcosa che è diverso. Cioè io amo qualcosa che è diverso da me e così lo rendo anche simile a me. Ma anche di accettare ciò anche che è diverso. Anche di accettare. Esattamente. Ciò che sono questi i temi della Sirenetta. Eh sì, eh. Ragazzi, uno spettacolo veramente, veramente che ti tocca, perché è uno spettacolo poetico ma ricco di colpi di scena. Regia di Sandra Bertuzzi, scene di Federico Zuntini, atelier di Fantateatro. Per i costumi, sì. Beh, La Sirenetta, vogliamo presentare quest'opera, no? È una fiaba dello scrittore famosissimo, scrittore danese Hans Christian Andersen. Ed è stata pubblicata la prima volta nel 1836. Mi ricordo. È considerata una delle fiabe più rappresentative del genio letterario di Andersen, perché appunto il tema del diverso è presentato in relazione al contesto amoroso. Hai capito perché la frase, dunque? Adesso ho capito, mi è tutto più chiaro. È tutto chiaro, bene. Scusatemi, l'ho già sentito. Chi è questo Christian? Andersen. Hans Christian Andersen. Ma chi è Marco? Ma come chi è? È un famoso scrittore, è danese, un scrittore poeta danese. Pensa un po' che già a 14 anni scappa di casa e va a finire a Copenaghen praticamente. Fugge a Copenaghen e tra l'altro l'ho visto quest'estate. Hai visto sono stato... lui? Non ho visto lui, ho visto il suo museo dove sono esposte tutte le sue opere. Pensa, 150 opere letterarie. Mamma mia. E te ne dico soltanto alcune che sicuramente conosci. Il vestito nuovo dell'imperatore, bella. La regina delle nevi, che va tanto. La principessa sul pisello, la piccola fiammiferaia. Ah, la piccola fiammiferaia è la mia preferita di quando ero piccola. Fa morire da ridere. E appunto... No, aspetta, fa solo morire. No, sì, non è una favola divertente, perché appunto Christian Andersen metteva su penna, su carta, le emozioni più sottili e le idee più fini attraverso un linguaggio popolare. Quindi, esatto. Riusciva pop. Era pop. Era pop, ma con dei temi che non erano ancora stati affrontati nell'educazione dei bambini. Eh no, anche il brutto anatroccolo, no? Anche il brutto anatroccolo. Certo. Vabbè, sì, ma sì, e sì. Invece di cosa parla la trama dello spettacolo? Vabbè, la conoscete benissimo, dai. Allora, c'è una sirena, anzi una sirenetta che ha un padre che è un, cioè, proprio un tritone, cioè Re del mare, no, appunto. E però cosa fa? Si innamora di un umano, umano, quindi uno diverso. È bella questa cosa, cioè il punto di vista del diverso che si innamora dell'umano, ma si innamora a tal punto dell'umano che cosa fa? Cioè, per farsi crescere le gambe, che cosa fa? Cosa fa? Non parla più, cioè dona la sua voce. Ah, certo. Ha una voce così incredibile, la dona per farsi crescere le gambe. La dona.
A chi la dona? A chi? Non lo so, a chi la dona? È un pegno che lei deve dare. Non è un dono. Per far sì di avere le gambe, uno scambio. Uno scambio, con chi lo fa questo scambio? Con Ursula, no, non si chiama non Ursula. Non si chiama Ursula, si chiama la strega del mare. Vabbè, ma noi la conosciamo come Ursula. Sì, cioè, noi cioè la conosciamo così, però in realtà è la strega, anzi la strega della palude per essere precisi, nella versione giusto, originale. Giusto, giusto, giusto. E infatti noi utilizziamo nello spettacolo, dico, la strega della palude, no? Sì, certo, la faccio io. Veramente? Sì. E tu cosa fai, Marcone? Non lo so, lo so, lo so, tu fai la sirenetta. Faccio un familiare della sirenetta, ma non diciamo niente. Non vuoi dire quale, va bene, non fai diciamo. Fai la zia della sirenetta. No. Ti vedevo molto anche come Ursula. Sì. Sì, vabbè, infatti comunque è uno dei miei personaggi preferiti. Io ne ho fatti parecchi di personaggi in questa... Sì. Non ho mai fatto la sirenetta, però spesso mi fanno fare il principe. Però... quando non ho i baffi, vabbè, questa è un'altra storia. Ma andiamo a vedere un po' di curiosità sulla sirenetta. Oh, sì, posso dire io la prima? Vai. Allora, nella versione originale della fiaba di Hans Christian Andersen, il principe non si innamora della sirenetta e annuncia direttamente le nozze con un'altra donna. La sirenetta è disperata perché voleva tanto sposarsi lei con il principe, ma le sue sorelle cosa fanno? Le consegnano, le sorelle della sirenetta, un pugnale magico che hanno comperato per lei sempre dalla strega della palude in cambio dei loro capelli. Se la sirenetta con quel pugnale ucciderà il principe e bagnerà i propri piedi con il sangue del medesimo, prima del sorgere del sole, allora potrà sopravvivere e tornare a essere una sirena. Ma indovinate un po'? Finisce benissimo. No, la sirenetta non se la sente di uccidere il principe perché è troppo innamorata. Per via dell'amore che prova per lui, si rifiuta di farlo, appunto. Però si sposano No, al sorgere del sole la sirenetta... Si innamora di un altro. No, la sirenetta si lancia in mare e si dissolve in schiuma. Muore la sirenetta? Mm. Cioè, ma è un film horror praticamente. ma le storie di una volta erano così. No, infatti. E vengono poi edulcorate nelle varie versioni. Adesso sono tutte molto edulcorate. Le noi storie le conosciamo in altre versioni. Cioè, io ho un'altra curiosità. Un'altra curiosità, nel film della Disney, quello che abbiamo presente praticamente tutti conoscono la sirenetta tramite il film della Disney e non tramite la versione di Andres. Comunque la sirenetta della Disney del 1989 si chiamava Ariel e aveva i capelli rossi perché bisognava distinguerla da un'altra sirenetta contemporanea che era sui grandi schermi in quel periodo. Quale? Lì una sirena manatta. Splash, una ragazzi, sirena manatta. Quanto splash, l'ho guardato quel film da ragazzina, mamma mia. Della regia di Ron Howard. Sì, è vero, grande, è vero. Ottimo. Tra l'altro, se vi capita di andare a Copenaghen, cosa che io e Marco abbiamo fatto, lì c'è proprio una statua che è la sirenetta. La conoscono tutti. Anche io non sono mai stata a Copenaghen, ma so che nel porto di Copenaghen c'è la statua dedicata alla sirenetta. Però ha avuto anche dei danni. Mamma mia, tra l'altro non è quella originale, l'hanno sostituita perché naturalmente lì è pieno di gente e tutti vanno lì a toccare, a staccare. È veramente la sirenetta, cioè che è un personaggio veramente famoso nell'inventario anche, ma non solo dei bambini. Io da bimba volevo essere la sirenetta. Tra l'altro, sempre a Copenaghen, nei vari punti della città, ci sono numerosi riferimenti alle fiabe di Andersen, quindi certo, si potrebbe fare il giro della città andando nei posti legati alle fiabe. Beh, che bello, sarà che così anche, sarà così anche a Bologna. Sì, cioè quando... Bologna avrà tanti siti per vedere le fantafavole di fantateatro. Ma ci stiamo organizzando. Cioè, ma infatti... stiamo anche diventando un tour operator e vi organizzeremo questi viaggi in giro per tutto il mondo, no? Esatto. Infatti, rispetto alle altre puntate di Andiamo a Teatro, in questa puntata vi mandiamo anche la pubblicità. Ascoltate con i prodotti di fantateatro. Ehi ragazzi, qui è l'Orco Puzza che vi parla! Per chi non mi conoscesse ancora, sappiate che non amo la pulizia! Per leggere o ascoltare la favola dell'Orco Puzza, puoi trovare l'audiolibro di Fantateatro nelle migliori librerie. Per tutte le informazioni consulta il sito www.fantateatro.it. E rieccoci in studio, abbiamo mandato la pubblicità, per noi è una novità, mamma mia, la pubblicità. Va bene, ma parlando di sirenetta, cioè amore per il diverso, amore per qualcuno che è proprio diverso, cioè proprio vivi in un altro mondo. In un altro... in un altro spazio, è incredibile.
ci è venuto in mente, ma chi possiamo contattare per andare a sondare gli abissi marini? Lo squalo. No, non parla Marcone. La sirenetta io non l'ho mai vista, mi piacerebbe tanto. Beh ragazzi, abbiamo un'intervista di un vero sommozzatore. Wow, ascoltatela. Veramente? Ah sì, è un'amica di Jack. Pronto, Joe? Ci senti? Oi, ciao Mino, come stai? Bene, benone. Siamo in linea con Joe Sub, perché si fa chiamare Joe Sub. Grande Joe Sub, c'è anche Tommy qua in linea con te. Vi ringrazio ragazzi, non capita spesso. Beh, non capita spesso di essere intervistati da Radio Sei Forte, ma per Radio Sei Forte non capita spesso di avere un personaggio come te. E sentirete che cosa ci racconta Joe Su. Ecco, ci tengo subito a farti la prima domanda io. Ma in questo momento sei dentro, cioè sei sott'acqua o sei fuori dall'acqua? Beh, fortunatamente i telefonini subacquei non l'hanno ancora inventato, quindi coi pesci si parla poco e sono delle persone fantastiche i pesci, perché parlando poco non... Beh, perché no, parlando no. poco lasciano il tempo di pensare. Esatto, ma guarda, sott'acqua si pensano la fantasia, poi per superare la fatica o altre cose la fantasia... Aiuta. Da una parte all'altra, sì. Quindi, bene, allora, diciamo... ti facciamo giusto delle domande per far capire un po' di cosa si tratta appunto anche il tuo lavoro, che sì. È il sommozzatore, il subacqueo, il palombaro, ma no, io ho detto queste, lo so, ho detto tre termini molto particolari, che sono simili ma in verità sono diversi, e Joe, puoi dirci qual è la differenza, se c'è, e credo di sì, tra sommozzatore, sub, palombaro, subacqueo, le varie... Beh, sì, diciamo che il sommozzatore attuale, che comunque scende sempre con un casco ed è vincolato dalla superficie con una manichetta e il telefono, è stata l'evoluzione tecnica del palombaro, che invece a sua volta è nato nei primi dell'Ottocento, precisamente negli Stati Uniti, hanno cominciato a fare queste sperimentazioni per poter, diciamo, sfidare il mare. E il sommozzatore attuale non è nient'altro che l'evoluzione tecnica di quello che è stato fatto per un secolo e mezzo. Quindi non è una questione di profondità. Se uno va a 100 metri è un palombaro, se uno va a 30 metri è un sub, no? No, assolutamente. Ci sono dei miei colleghi che attualmente stanno lavorando a 300 metri dal sommozzatore. E che cosa respirano? Respirano delle miscele, non respirano l'aria... No, respirano delle miscele di elio e ossigeno, perché poi man mano che scendi l'ossigeno diventa tossico, dipende dalle pressioni parziali. Mo non vi voglio annoiare. Elio gli viene la voce. Esatto. Va bene, esatto. Senti, allora. Infatti chi sta in superficie deve essere un bravo interprete, perché poi a volte vengono francese dei comandi. Topolino sotto. Esatto. Ehi ragazzi, ha bisogno di più aria. Ehi, c'è una bomba, un pochino scarica. Certo. Infatti. Sì. Joe, ma qual è l'esperienza più incredibile che hai vissuto? Perché questo mondo subacqueo. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché parliamo della sirenetta. Immagino che hai visto qualche sirena. Ma senti, io la mia sirena l'ho trovata. È scappata fuori dal mare e l'ho trovata sulla terraferma. Poesia, grande. E invece sott'acqua, la più grande esperienza sott'acqua marina qual è stata? Beh, per me è stato poter lavorare al recupero di quella nave della Concordia. Tutto lì. È stata, diciamo, ci ho lavorato tre anni. Che è stata rimessa in galleggiamento. Esatto. Quindi tu andavi sotto dentro le stanze a recuperare. Film d'avventura. Senti, però noi sappiamo, io vorrei parlare con Giovanni per ore, perché tra l'altro io sono sub anch'io, ma questa è un'altra storia, non abbiamo tempo. Abbiamo poco tempo. Io so però che tu hai organizzato una caccia al tesoro subacquea per bimbi. Ce ne parli, perché secondo me è un'idea super. Per forza, perché i bimbi sono la fonte di ispirazione più grande che ci possa essere per una persona. Hanno una fantasia che
niente, per settimane gli dicevamo a questi bimbi che frequentavano una spiaggia di Piombino che la notte sbarcavano i pirati, e questi bimbi tutte le volte erano ammaliati da queste storie qui, ci guardavano con quegli occhi incantati che soltanto un bimbo può avere. Fatto sta che sono andato a prendere un cofanetto tutto intarsiato in un negozio, mi sono fatto dare la biglietteria da tutte le donne che c'erano lì la sera prima, e la mattina presto, prima che ne arrivassero i bagnanti, sono andato a sistemarle in mare. Il primo bimbo che si è tuffato normalmente, come fanno sempre, certo, ha notato qualcosa nell'acqua, collane di perle, wow, smeraldi, rubini, e ha sparso voce tutti gli altri che hanno fatto l'arrembaggio praticamente. Guarda, avrei voluto essere uno di quei bimbi. Cioè, tu hai creato un... Bravo, Gio, grazie. Vabbè, e io devo dire che nello stesso periodo stavo facendo il bagnino in quella spiaggia e ci stavo credendo anch'io. No, la bellezza. Immaginatevi Giacomo vestito da bagnino, che tipo Baywatch. Beh, un'immagine bellissima. Senti, Gio, ti dobbiamo salutare perché il tempo stringe, però ti possiamo richiamare per delle altre puntate perché sei troppo forte. Quando volete, ragazzi, quando grazie, volete. Gio, grazie, sei forte. Ciao Gio, grazie. Ciao, grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Sei fantastico, Gio, ti salutiamo, grazie mille. Ciao, Sub Gio, sei il mio nuovo eroe. Gio Sub. E ragazzi, la prossima volta ci sarà anche l'omino di Gio Sub. Perché questi siamo tutti noi, tutti gli attori di fantateatro. Ma perché tu non lo sai, ma loro vivono, appena noi ce ne andiamo via. Loro prendono possesso della radio. Ma parleremo di questa cosa dei giocattoli in un'altra puntata. Ma ora, ragazzi, un po' di pubblicità, o no? Max Gazzè, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri. Questi sono solo alcuni degli interpreti delle canzoni dei CD di Fantateatro. Fantafavole, un mondo fantastico. E In seguito ai sogni, disponibili nelle migliori librerie e negli store digitali. Per tutte le informazioni, fantateatro.it. Oh no. Io ce li ho tutti i CD. Davvero, Marcone? Ci credo. Oh, siamo arrivati nel punto della puntata che io preferisco, perché a Fantateatro. Cioè, cosa? La Sirenetta a Fantateatro, come viene messa in scena, Mona Lisa? Cioè, viene messa in scena. La prima cosa che mi viene da pensare alla Sirenetta è i costumi. Cioè. Certo. Beh, i costumi sono appunto fatti dalle costumiste di Fantateatro, che salutiamo. L'atelier di Fantateatro. C'è il costume da principessa, da principe, ma la cosa che vogliamo sapere la coda, infatti, dai. La coda della Sirenetta e del re Tritone. Della principessa? No, dai, sono confuso un attimo. È fatta non dalle costumiste, ma dal grande scenografo di Fantateatro, Federico Zuntini, che sono fatte con la gomma piuma e anche una serie di stoffe luccicanti che vanno a ricreare le lische, quindi insomma sembra da lontano. Sembra veramente una coda da sirena, una coda da pesce. Un'orata. Da spettatore. No, proprio da sirena, bellissima. Io vedo le bimbe, mi capita di guardare le bimbe che guardano lo spettacolo con due occhi grandi così, proprio è bellissimo. Vabbè, è vero. E Federico sempre ha pensato anche alle scenografie, perché questo è uno di quegli spettacoli dove noi utilizziamo una tecnica particolare che è il tulle. Noi proiettiamo su questa pagina bianca di tulle, esatto, proprio. Però c'ha una trasparenza e grazie a questa trasparenza si ha questo effetto mare, quindi se stai dietro sei nel mare, se sei davanti sei fuori dal mare, se sei a metà sei nella palude. Recitiamo in fondo al mare, esatto, sembra veramente di essere nei fondali marini. È vero. Ma attenzione, dello stesso materiale della coda ci sono anche dei pupazzi. Sì, i pupazzi, che sono tra i miei preferiti. In questo spettacolo ce ne sono ben due. Wow. E sono abbinati uno alla protagonista e uno all'antagonista, perché proprio rappresentano i due aiutanti dei due personaggi, proprio in contrapposizione dei due personaggi e dei due mondi, il regno del mare e il regno della terraferma. Scusami se ti interrompo, ma non dico chi sono. Me l'ero segnato, devo fare un saluto a questo punto. Devo salutare Jingle.
che è l'assistente di Robby, il nostro tecnico, sì, perché è il suo assistente, mi ha detto: no, salutami se pare di pupazzi, non so perché. Salutami. Bene, però questo spettacolo ha un'altra particolarità: le scene, i costumi fantastici. Ma per questo spettacolo, Fantateatro ha anche inventato, cioè Sandra ha scritto una canzone che è stata musicata da Piero Monterisi e è stata cantata dalla nostra Simona. Ascoltiamola insieme. Canto la gioia di essere qui e la bellezza, l'immensità dell'acqua blu. Bellissima, ciao Simona, mamma mia, voce incantevole, e ciao Piero che hai scritto questa canzone. Sì, ciao Pierino, sì. No, ciao Pierino. La Simo ha veramente una voce da fare invidia alla Sirenetta. Ma quando ci mette, quando ci mette il cuore così, divento matto. Sì, e questa canzone sarà cantata dal vivo anche nei nostri spettacoli, certo, nello spettacolo, certo, della Sirenetta. Certo. Ma se noi volessimo dare un consiglio, Mona Lisa, un consiglio diverso, insomma, dal film della Sirenetta di Walt Disney che conosciamo tutti. Esatto, un consiglio cinematografico. Ce l'ho. Vai. Allora, Fantateatro consiglia un film di animazione che si intitola Ponyo sulla scogliera, prodotto nel 2008 dallo studio Ghibli con la regia di Miyazaki. Perché lo propone? Perché l'ispirazione di questo film è proprio quella della fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. Tra l'altro è un film bellissimo, io l'ho visto. L'hai e visto? Da, fa proprio venire la voglia di buttarsi e di nuotare tra le onde, perché è pieno di richiami alle onde, sì, al mare, ai pesci. Ha dei disegni meravigliosi. Sono meravigliosi. Fondali marini stupendi, come veramente. Come tutti i disegni dello studio Ghibli. E poi è bello vedere anche una storia raccontata in una maniera diversa rispetto Cioè il regista ha preso ispirazione proprio dalla storia della Sirenetta. Infatti, ma non è la storia della Sirenetta, è interessante. Richiama uno dei tanti temi di Miyazaki. Miyazaki nei suoi cartoni animati, nei suoi film di animazioni, propone tanti temi, tra cui il cielo, il volo, e uno di questi temi è appunto l'acqua e il mare, il rispetto della natura, l'ecologia. Certo, è vero. Un film, rispetto ai film che siamo abituati noi a vedere, edulcorati, un po' più dark, perché i film di Miyazaki hanno dei cattivi veramente cattivi, oscuri. Sì, in questo caso il cattivo è un quasi cattivo, perché alla fine si capisce, si diventa anche è molto rock and roll. Sì, molto vero, rock and roll, ha dei colori, bella questa definizione, ha dei colori molto rock. Tra l'altro la colonna sonora di questo film è una colonna sonora che noi utilizziamo in uno spettacolo, bellissima. È una colonna sonora che non puoi non utilizzare. Scusate, sto rompendo tutto il microfono. Ma è che non vi viene fame a vedere i film di Miyazaki? Fame. Sì, perché loro mangiano sempre in continuazione e fanno vedere questi piatti pieni di roba, di spaghetti, di noodle. Guardateci. No, a me non viene fame, però anche con i cartoni della Disney. No, quelli di Miyazaki di più. Perché ti piace il cibo giapponese. Sono un fan del cibo giapponese. È vero. Sì. L'unico cartone che parla di cibo, che però non mi fa venire fame, indovinate qual è? Qual è? Ah, non lo so. Ratatouille. Perché l'idea che ci sia un topo che con i suoi manini, ma invece è bellissimo. No, non mi piace. C'ha i manini. No, a me piace tantissimo. Però stavamo parlando della Sirenetta, adesso cosa c'entra? Il topo che tocca non mi piace. Vabbè, non mi piace. Bene, signori, abbiamo detto tutto quello che avevamo da dirci. Sì. È il momento di salutarci.
Eh sì, e il nostro viaggio in compagnia della Sirenetta si conclude qui, ma noi però ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Certo, alla prossima puntata. Cogliamo l'occasione per ringraziare Marco. Salutiamo Marco, ciao, ciao, grazie. Ciao. Odo, Odoardo, ciao, anche a lui lo ringraziamo tanto. E soprattutto ringraziamo il nostro Roberto che è in regia. Bravi, grazie Roberto. Ma anche Jingle, poverino. Certo, scusami, anche Jingle. Il nostro Jingle. Salutiamo Jingle. Salutiamo tutti gli attori di Fantateatro che verranno a trovarci. Sì. Sì, perché ogni volta avremo degli ospiti in carne ed ossa, pupazzo, al telefono magari. Sì. Ne vedremo delle belle, vero? Sì, ci saranno ospiti da tutte le parti del mondo. Ragazzi, noi vi aspettiamo a teatro. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao.